Ciao D'Alessio, benvenuto o benvenuta in questo video dove ti vado a parlare del Sony 35mm f1.8 FE, ovvero un obiettivo che può essere utilizzato sia su fotocamere APS-C come la Sony Alpha 6004 che sto utilizzando, ma anche su fotocamere full frame. Perché lo sto utilizzando su una fotocamera APS-C e non su una full frame? Perché online ci sono già molti video che parlano di questa ottica utilizzata e fanno vedere come funziona sul full frame. Io ho voluto utilizzarla sulla mia Sony Alpha 6004 perché molti potrebbero preferirlo come ottica tuttofare per fare ritratti, e adesso te ne parlerò facendoti capire tutte le caratteristiche di questa lente. L'obiettivo mi è stato prestato, come sempre, da Scatto 35. Qui in descrizione trovi il link allo store per vedere quali sono gli obiettivi disponibili e vedere anche il prezzo di questo obiettivo. Prima però ti consiglio di attendere e guardare questo video per capire le mie impressioni e farti anche un'idea sulle caratteristiche di questa lente. Ci tengo subito a farti vedere una cosa: ho l'obiettivo sulla Sony Alpha 6004, che è una fotocamera molto molto compatta, lo sai bene, ma guarda l'obiettivo. Ci sta alla perfezione, è adatto a queste necessità. Il problema dell'Alpha 6004 è che, in quanto fotocamera molto compatta, a volte quando vai a mettersi davanti un obiettivo particolarmente generoso diventa sbilanciata, scomoda da tenere in mano, sta meglio magari con una Sony Alpha 7. Bene, il 35mm 1.8 FE sulla Sony Alpha 6004 invece ci sta a pennello, è il suo obiettivo. Devi ovviamente tenere in considerazione che il 35mm sul formato APS-C corrisponde a circa un 50mm 1.8, quindi è un obiettivo ideale anche per fare i ritratti, e dopo ti parlerò proprio di una caratteristica di questo obiettivo per i ritratti. Ma continuiamo con i suoi pregi. I pregi, le cose che mi hanno colpito di più, è il peso: 280 grammi, veramente leggero. Tutto il kit con la fotocamera è una cosa veramente portatile, comoda. Altra cosa molto interessante che a molti piacerà: la distanza minima di messa a fuoco 22 centimetri, la distanza minima di messa a fuoco. Se tu hai presente o non hai presente, te lo dico io cosa sono 22 mm di distanza di messa a fuoco su un'apertura 1.8. beh, guarda queste immagini. Continuo con i pregi, i difetti te li lascio alla fine. I pregi sono anche la presenza di funzionalità, tasti nell'obiettivo che non si trovano in tutti. Ad esempio c'è un tasto personalizzabile qui messo a disposizione a portata del pollice, bello grande e con anche il feeling del click molto molto piacevole. È veramente comodo per dargli una funzionalità e quindi poter agire molto velocemente per attivare e disattivare una determinata funzione. Pensiamo all'attivazione e disattivazione dell'autofocus, ad esempio. Troviamo poi anche un selettore per attivare e disattivare l'autofocus, quindi passare da autofocus a manual focus. Anche questo è molto comodo e non è scontato. In tanti obiettivi per Sony non si trova il selettore qui a disposizione, ma devi entrare attraverso il menu della fotocamera per disattivare o attivare l'autofocus, oppure impostare una funzionalità dei tasti a disposizione qui personalizzabili della fotocamera. Tutto sommato è un'ottima comodità, perché averlo qui ti libera la possibilità di personalizzare degli altri pulsanti. Per concludere, le caratteristiche dell'obiettivo: paraluce incluso, e l'obiettivo è completo di guarnizioni che ti permette di avere una resistenza all'umidità e alla polvere, quindi con delle caratteristiche che di solito si trovano in obiettivi di fascia molto più alta. Ma come si comporta questo obiettivo dal lato pratico? Ti ho già detto che la distanza minima è messa a fuoco e hai visto anche tu delle foto, lo rendono un obiettivo che ti apre delle possibilità creative enormi, e questo è accompagnato da una rapidità nella messa a fuoco, anche se cambi il punto di messa a fuoco, che veramente rispecchia le caratteristiche ed è quello che ci si aspetta da una fotocamera Sony con obiettivo Sony. Sappiamo bene che nelle fotocamere Sony nel corso del 2019 hanno aggiornato il firmware migliorando le prestazioni dell'autofocus. Beh, in abbinata a questo obiettivo veramente dà quasi il meglio di sé, o comunque ha le caratteristiche che ci si aspetta. Autofocus molto veloce, preciso, in ambito video uguale, va molto bene. Di solito quando gli obiettivi hanno una distanza minima di messa a fuoco così ridotta ci si aspetta una lentezza, invece è molto rapido, e in ambito video il passaggio tra un punto di messa a fuoco e l'altro è comunque
veloce ma non troppo. È molto interessante questo aspetto, quindi risulta una soluzione interessante anche per chi cerca un obiettivo per fare video. Ma ora dobbiamo vedere anche i difetti di questo obiettivo. Se hai dato un occhio ad altri video di altri colleghi che hanno recensito, provato questo obiettivo, ti avranno detto che soffre un po' di difetti, crea degli aloni a piena apertura con altri contrasti di luce. Guarda alcune foto. Come puoi notare anche tu, ho fatto le foto proprio in queste condizioni appositamente, si creano quegli aloni che sono un po' fastidiosi ed è un peccato. Tuttavia è una cosa che fortunatamente è facilmente risolvibile in post produzione e soprattutto in modo automatizzato. Se hai 20-30 foto e hai il dubbio, magari sono fatte in condizioni di forti contrasti, zone luminose, piena apertura, come appunto le foto di esempio che ti ho portato, ti basterà correggere il difetto su una foto e poi replicare attraverso l'utilizzo di software come Adobe Lightroom, Capture One, eccetera, su tutte le altre, e avrai praticamente risolto il problema con due click e molto velocemente. È un difetto, è così, probabilmente dobbiamo trovare dei compromessi nello schema ottico per avere un obiettivo così compatto e con queste aperture, però è un difetto tutto sommato trascurabile perché si può risolvere molto facilmente. Quando si parla di 35 mm, quindi obiettivi che su full frame tenderebbero al grand'angolo, c'è sempre la paura della distorsione. Nella realtà non soffre di grande distorsione questo obiettivo, ma se vuoi utilizzarlo su una fotocamera APS-C come nel mio caso, questo problema non sussiste, perché come sappiamo bene l'APS-C col fattore di crop caratteristico va a prendere la parte migliore dell'obiettivo. Questo, diciamo, difetto leggero di distorsione proprio non lo vedi. Una caratteristica che forse invece potrai notare è il fatto che si tratta di un obiettivo molto nitido, ma non eccessivamente nitido a piena apertura. Ovviamente è normale, negli obiettivi con delle grandi aperture è facile magari non ottenere una nitidezza estrema nel punto che metti a fuoco. Tuttavia io non lo ritengo un difetto, perché se pensiamo a questo obiettivo 35 mm su APS-C, quindi corrisponde a circa un 50 mm, te l'ho detto all'inizio, per il fattore di moltiplicazione, può essere un'ottica molto interessante per fare i ritratti, e nei ritratti l'estrema nitidezza non è mai una buona cosa, è sempre meglio avere un'ottica leggermente più soft. Pensa addirittura che esistono delle ottiche soft focus fatte apposta per togliere un po' di nitidezza alle immagini, e vengono utilizzate proprio in determinati contesti simili. Tieni comunque in considerazione che questo mio dire che la nitidezza non è proprio al massimo fa sempre riferimento ad altri obiettivi magari più specialistici e dal costo molto più elevato. Ma comunque hai visto anche tu qui le immagini e puoi esserti fatto un'idea di cosa sto parlando e di cosa stiamo parlando. Ma veniamo ora forse al difetto più grande di questo obiettivo: il costo. Il costo dell'obiettivo ha un costo particolarmente elevato, a parere di qualcuno è anche eccessivo. Io onestamente avevo questo punto di vista, lo condividevo all'inizio prima di provare l'obiettivo. Poi, preso in mano, provato, utilizzato per un po' di giorni, fatte delle foto, comincio a dubitare del fatto che sia un prezzo troppo elevato. Lo trovo un prezzo alto, ma che probabilmente ci sta. Perché ci sta? Perché questa lente, con questa apertura, con questo peso, con queste dimensioni, che ti permette di avere questa distanza minima di messa a fuoco, ti apre delle possibilità creative enormi. Ed è un obiettivo che puoi utilizzare su APS-C e su full frame. Quest'ottica la prendi e praticamente ti durerà in eterno. Guarnizioni resistenti alla polvere, all'umidità, paraluce incluso, diametro filtri 55 mm, quindi puoi applicare dei filtri senza dover spendere un patrimonio. Tante volte prendiamo degli obiettivi con degli attacchi molto molto ampi, un filtro costa veramente una valanga di soldi. Quindi diciamo che è tutto fatto bene, secondo me, questo obiettivo. È uno di quegli obiettivi che, se continuerò a utilizzare Sony, probabilmente ci farò un pensierino. Bene, penso che tu ti sia fatto un'idea su questo obiettivo, hai capito se può interessarti oppure no. Nel caso ti interessi, fai un salto qui su scatto35.com e prova a vedere quanto costa, prova a contattare Mattia, insomma, se ti interessa potrebbe essere la scelta ideale per le tue necessità, sia se fai foto, sia se fai video, sia se hai una APS-C, sia se hai una fotocamera full frame. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti un like,
Metti un clic sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni e condividi l'episodio. Per ora è tutto, ciao da Alessio, ci vediamo al prossimo video. Thank you.